Sono Elena, Gianni, Bernardelli. Allora, non è facile parlare, soprattutto dopo queste testimonianze e questi discorsi. Non è facile dare una risposta a queste cose che abbiamo appena sentito. Noi abbiamo solo la nostra storia, che è una storia di speranza. E di fronte a queste parole, a queste notizie, ci prende a volte lo sconforto. La nostra storia invece è una storia di gioia, di felicità. E quindi ve la vogliamo un po' raccontare. Prendete le nostre parole per quello che sono il nostro racconto di un pezzettino della nostra vita. Chiediamo allo Spirito Santo che ci ispiri le sue parole e che il Signore attraverso noi vi dica quello che Lui vuole dirvi. Allora, per raccontarvi la storia nostra abbiamo pensato di partire dalla lettura del nostro matrimonio. Poco tempo fa, prima di Natale, un prete che ci segue per un percorso con le famiglie ci suggeriva di leggere ogni tanto le letture del matrimonio, perché dice sono fondanti per la vita di coppia e anche per la nostra famiglia. E dobbiamo dire che questo sacerdote, Don Luciano, ha proprio ragione, perché questa lettura, che era la seconda lettura per il nostro matrimonio, è fondante ed è tornata poi nel corso della nostra vita. È della lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Per questo motivo dunque io mi inginocchio davanti a Dio Padre, a Lui che è il Padre di tutte le famiglie, del cielo e della terra. A Lui chiedo di usare verso di voi la sua gloriosa e immensa potenza e farvi diventare spiritualmente forti con la forza del suo Spirito, di far abitare Cristo nei vostri cuori per mezzo della fede. A Lui chiedo che siate stabilmente radicati e stabilmente fondati nell'amore. Così voi, insieme con tutto il popolo di Dio, potrete conoscere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, che è più grande di ogni conoscenza, e sarete pieni di tutta la ricchezza di Dio.
a Dio che già agisce in noi con potenza e in tutte le cose può fare molto più di quanto noi possiamo domandare o pensare, a Dio sia gloria per mezzo di Cristo Gesù e della Chiesa, in ogni tempo e sempre. Amen. Ecco, questa lettura stranamente è ritornata nella nostra vita in un'occasione particolare. Ci è stata proposta dal nostro parroco in occasione del funerale di nostra figlia Sara. Lui non sapeva che era la lettura del nostro matrimonio, quindi quando ce l'ha sentito proporre abbiamo accettato subito perché era proprio quella giusta. E ci sembrava giusto partire oggi con questa lettura perché è proprio attraverso le vicende della nostra famiglia che noi abbiamo proprio fatto l'esperienza di questa ampiezza, lunghezza, altezza e profondità dell'amore di Cristo, che è più grande di ogni conoscenza. Ce l'avevano detto, avevamo fin da giovani, insomma c'è stata gente che ce l'ha raccontata questa cosa, però è proprio attraverso la nostra vita, festeggiamo l'incarnazione di Gesù bambino. Ecco, proprio attraverso le vicende della nostra vita abbiamo potuto sperimentare che Dio agisce in noi con potenza e che in tutte le cose può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. Ecco, allora cominciamo a raccontarvi un pochino la storia. Noi ci siamo sposati nel 2001 e abitiamo a Cadidavida, a Verona, qui ci sono nostri amici compaesani, e abbiamo avuto nel 2005 la nostra prima figlia, Maria. Poi è nata Veronica nel 2010 e tra l'altro noi abbiamo avuto anche il dispiacere di avere un aborto prima della nascita di Veronica, quindi in realtà noi abbiamo un altro angelo in cielo. E poi nel 2015 è nata Sara. E cominciamo dall'inizio. Sara è nata il 25 marzo del 2015, con 20 giorni di anticipo. E secondo me ha voluto farci capire fin dall'inizio che con lei nulla sarebbe stato normale, che tutto in qualche modo sarebbe stato un po' speciale. E in effetti poche ore dopo la sua nascita i medici hanno detto ad Elena, io ero a caso con le bambine, che tra l'altro stavano male per un virus intestinale, che Sara aveva la sindrome di Down. E presa, al mattino lei mi ha chiamato chiedendomi con insistenza di andare all'ospedale. E Sara era nata alle 2.43 di notte, per cui ero tornato a casa quasi alle 4 e avevo dormito pochissime ore perché la gioia di questa nascita era tantissima. Poi mi chiama per farmi salire, vieni all'ospedale, quando vieni vengo, quando riesco a chiamare qualche nonna che venga a stare con le bambine. E lei insisteva, ma c'è qualcosa che non va. E allora al telefono ho detto, sì Sara, la sindrome di Down. Io sono sbiancato, lì c'era Maria che aveva 10 anni, mi fa, papà cos'hai? Niente, forse ho preso anch'io il virus che avete voi e ho avuto un attimo di mancamento. E poi sono andato all'ospedale appunto da lei. È stata una sorpresa per noi questa notizia, perché avevamo rifiutato di fare qualsiasi tipo di esame per Natale, la minocentesi ed altre cose simili, perché per noi la nostra bambina andava bene comunque. E nessuna visita, tra l'altro, nessuna ecografia in gravidanza le ha fatto ipotizzare che potesse avere qualcosa. Però quando è nata l'abbiamo accolta fin da subito, e l'abbiamo amata fin da subito. E siamo ancora convinti di aver fatto bene a non fare esami prenatali, perché per noi ha comportato vivere la gravidanza in maniera molto più serena. Il fatto di aver saputo dopo della sua sindrome ci ha evitato di preoccuparci inutilmente. Insomma, abbiamo potuto pensare a lei soltanto quando lei era tra le braccia nostre, davanti ai nostri occhi, senza preoccuparci troppo del futuro. La tendenza a programmare, a prevedere, a organizzare un po' tutto ci ha fatto andare subito in là col pensiero quando poi è nata, al suo futuro, a chi si sarebbe occupato di lei quando noi saremmo stati vecchi oppure saremmo morti. E però la domanda che ci facevamo in fondo era solo una: potrà essere felice nella sua vita? E tutto ci spingeva a dire di sì, e questo a noi a un certo punto bastava. Abbiamo smesso di preoccuparci e abbiamo cominciato ad occuparci di lei, e tutto è diventato molto più facile. Ecco, Sara fin da subito ha avuto molti problemi. Se voi guardate
sindrome di Down, viene fuori una sfilza lunghissima di magagne, dalle più gravi alle più leggere, tantissime cose. I bambini con la sindrome di Down ne passano veramente di ogni colore, non è facile, non è facile. Anche Sara ha avuto due grossi problemi fin dall'inizio. Allora, una forma di leucemia transitoria, se ci sono medici vi potrebbero spiegare meglio di me, è una forma di leucemia vera e propria che però normalmente passa nel giro di qualche giorno. Sara se l'è portata avanti per quasi 2 mesi. E poi aveva anche un problema con l'udito, cioè i test che facevamo per l'udito si trovavano a dire che non ci sentiva. È stato un periodo difficile, veramente difficile, perché poi Sara è dovuta essere trasferita in terapia intensiva neonatale, appunto perché questa forma di leucemia aveva bisogno di alcune infusioni, una terapia molto semplice, però doveva restare in ospedale. Quindi io e Gianni ci alternavamo, avevamo le due bambine, Gianni il lavoro. Ecco, poi sapete cosa vuol dire portare un neonato in ospedale, i prelievi, le vene da prendere, insomma, chi di voi ha avuto questo tipo di esperienze con i propri figli o nipoti sa di che cosa stiamo parlando. E quindi è stato un periodo difficile, però è stato anche un periodo di grande grazia, e perché fin da subito Sara ci ha attirato molte persone buone. Noi diciamo sempre che Sara ha tirato fuori il bene quello con la B maiuscola, dalle persone. E avevamo tante persone accanto, tantissimi aiuti, soprattutto dalle nostre famiglie, ma chiunque ci dava la sua disponibilità. E poi sapevamo che c'erano veramente tante persone che pregavano per noi. E quindi è stato molto bello. Quando poi siamo stati dimessi dall'ospedale succedevano delle cose molto belle. Noi eravamo sempre in giro, era primavera, era aprile, siamo stati dimessi a metà aprile, e quindi andavamo sempre in giro con la carrozzina, poi nel paese, un paese nostro, ci si conosce un po' tutti, ma io non conosco tutti, ma tutti conoscevano me e conoscevano Sara, perché la notizia si era sparsa, e quindi tutti ci fermavano, amici di amici, parenti di parenti, tutti, e io a volte tornavo a casa e dicevo, ho visto una signora, ci siamo fermati a parlare, è stata gentile, mi ha rincuorato, mi ha detto delle parole veramente confortanti. Ecco, Sara ci ha sempre permesso di sorridere. Noi da quando Sara è nata abbiamo avuto un sorriso stampato in faccia, a volte attraverso le lacrime, certo, però lei ci ha tirato proprio la gioia. Eravamo anche consapevoli però che con lo stesso sguardo con cui noi guardavamo Sara, attraverso quel nostro sguardo le altre persone l'avrebbero vista. E quindi abbiamo sempre cercato di non lamentarci, a volte ce lo siamo imposti. Gianni mi ha regalato questo anello quando Sara è nata, e io gli ho detto, dopo 3 giorni che era nata, quindi insomma non eravamo proprio sereni fino in fondo, io gli ho detto, io sono felice. E quello era voler dire, in realtà tanto felici non eravamo, insomma eravamo molto preoccupati ancora, però era un voler dire, io voglio essere felice, io voglio crederci, è il momento di crederci, è il momento, se questa fede in questo Dio che ci propone la felicità, adesso sì, adesso è ora di crederci. E quindi abbiamo sempre avuto questo sguardo, e forse le altre persone anche hanno visto Sara attraverso i nostri occhi, e quindi hanno colto il bello di questa bimba, e di conseguenza ce l'hanno anche rimandato. E fa sorridere. Fa sorridere forse, ma a un certo punto abbiamo smesso di vedere in lei i tratti tipici delle persone con sindrome di Down. Lei per noi era solo Sara. E quando poi è morta e ci siamo messi a sfogliare le tante foto che abbiamo fatto nei 2 anni e mezzo, ci siamo accorti che in alcune di esse si vedeva davvero che era Down, ma ci siamo accorti solo allora. E forse anche gli altri l'avevano vista così, come noi, non come una bambina Down, ma semplicemente Sara, la nostra Sara che sorrideva a tutti, niente di più, anzi forse niente di meno. E solo un episodio ci ha dato un po' di amarezza, è stato un episodio quando Sara aveva circa 3 mesi, l'abbiamo portata a fare l'ecografia alle anche, e il medico che ha fatto l'ecografia ci ha chiesto se sapevamo della sua sindrome prima che nascesse. E ci è sembrato che la domanda nascondesse un giudizio, forse un pregiudizio o una condanna a noi che l'avevamo voluta lo stesso. In realtà forse il medico non voleva neanche darci un giudizio, perché forse era solo un medico di poche parole e solo quelle sono quelle appunto che ha detto a noi, però siamo usciti amareggiati. Però è vero che è stata l'unica volta, e qui è stata una fortuna per noi,
perché tutte le altre volte abbiamo avuto invece persone che ci hanno confermato nella scelta che avevamo appunto fatto. Ecco, abbiamo imparato una cosa, Sara ce l'ha proprio insegnata, la vita a piccoli passi. Noi quando ci troviamo tutti, insomma, sappiamo che tutti, immagino, abbiate avuto anche le vostre storie, le vostre sofferenze, un passo alla volta. Se andavamo in là col pensiero, ci immaginavamo, insomma, una vita veramente difficile. Invece abbiamo sperimentato che anche i problemi più grandi si possono affrontare una cosa per volta. Ci preoccupavamo di una visita per volta, un esame del sangue per volta e prendevamo una cosa per volta, un piccolo passo. E questo ci ha aiutato molto. Abbiamo già detto che i primi giorni sono stati, i primi tempi veramente difficili, c'era questo problema dell'udito. Voi immaginate, noi siamo due insegnanti e quindi insomma sappiamo un po', abbiamo un po' di esperienza dei bambini. Immaginatevi cosa vuol dire avere una figlia con la sindrome di Down, quindi con un ritardo dell'apprendimento, un ritardo dello sviluppo associata alla sordità. E, insomma, continuavamo a rifarli, li abbiamo fatti non so quante volte, non ci ricordiamo neanche più. Continuavamo a tornare in ospedale per rifare questi esami, quindi ogni volta era un calvario, ogni volta con questa bambina in braccio, con questi elettrodi in testa e questo macchingegno che doveva colorarsi e che non si colorava. Ecco, mi ricordo, era la settimana santa, tra l'altro, era prima di Pasqua, Sara era ancora piccola, era proprio appena nata, insomma, e sono tornata a casa disperata perché, insomma, lei non ci sentiva, cosa potevamo fare? Cioè, come potevamo vivere con questa bambina e aiutarla, questa bambina down e in più sorda? E lì è stata la notte peggiore della mia vita, i pensieri peggiori, la notte più, la notte, la ricordo come la notte più buia veramente della mia vita. L'ho passata piangendo. Al mattino Gianni è andato in ospedale perché ci alternavamo e io sono dovuta rimanere a casa con le altre figlie. E poi mi capita mia sorella, io ho una sorella che abita a Soave e mi è capitata lì. Non ci eravamo neanche parlate, probabilmente insomma il Signore ha ispirato. Quel giorno dovevamo ripetere di nuovo il test dell'udito, quindi insomma il fatto che lui fosse in ospedale, io fossi a casa non era proprio. E mia sorella mi ha detto: "Guarda, Elena, vai, sto qua io con le bambine, tu devi stare con Gianni, dovete stare assieme." Ecco, quel parlare con mia sorella, il fidarmi di lei, lasciare tutto e andare, mi ha permesso di smuovermi dalla mia angoscia. E quel movimento, quell'andare in ospedale verso mio marito, mi ha permesso di reagire. Era un primo passo, è stato il primo pa vero passo che abbiamo compiuto come coppia per allontanarci da tutte le nostre paure, quelle che ti immobilizzano, quelle che ti bloccano, quelle che ti fanno perdere la serenità, quelle che ti fanno perdere lo sguardo verso il futuro e la speranza. Non so come, ma ci siamo incontrati in corridoio. Lui veniva verso di me, io andavo verso di lui. E ci siamo abbracciati e ci siamo detti lì: ce la faremo, ce la faremo, ce l'ha promesso, ce la facciamo. Ci faremo aiutare, cercheremo gli aiuti, troveremo un modo per comunicare con nostra figlia. E lì è stato veramente un momento di grande grazia, nel quale abbiamo capito che tutto sarebbe andato bene. Ecco, logicamente, figuratevi, eravamo molto attenti a tutte le variazioni, ad ogni piccolo suono, avevamo sonagli di tutti i tipi in casa perché continuavamo a farle test E lei si così. girava anche ogni In tanto. realtà lei sembrava appunto sentirci, quindi tutti questi test che andavano male non riuscivamo, probabilmente anche questo era un percorso che dovevamo fare, insomma. Ecco, Cristo ci dice: chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce, ogni giorno. Però ci dice anche: mi segua. In quel mi segua noi abbiamo letto: mi segua con fiducia. Non mettiti accanto, fammi da navigatore. No, fidati, fidati. Come i bambini, io a scuola vedo i bambini, quello davanti prende la corda, quelli dietro si attaccano e chiudono gli occhi. E quello davanti li guida e loro si divertono un mondo, perché è questo lasciarsi andare. Ecco, noi abbiamo fatto questa esperienza in questo momento e da lì è stato sempre un po' così. Prendere la croce ogni giorno, perché ogni giorno ce n'era una, però fidarsi, seguirlo. E
E questo ci ha sollevato e ci ha permesso di sì, vivere i problemi di tutti i giorni, però anche di vedere quello che Sara portava nella nostra vita, i miracoli che lei giorno dopo giorno compiva, prima di tutto in noi, nelle sue sorelle, nei nonni, negli zii, ma in tutte le persone che la conoscevano. E tutto è diventato un pochino più leggero e tutto si è riempito di gioia, non solo per noi, ma appunto per tutte le persone che c'erano accanto. E noi ci siamo dimenticati che lei fosse down a un certo punto. Ricordo un giorno, siamo andati a fare l'ennesimo controllo per l'udito, e che per fortuna poi è rivelato che Sara ci sentiva, e l'utrino ci ha chiesto di raccontargli un po' la storia di Sara e un po' la sua situazione di salute. Noi abbiamo parlato dei vari esami fatti, dei controlli, però non abbiamo detto che era down. A un certo punto lui si fa serio, ci guarda e ci chiede: ma sapete che è down? E noi abbiamo sorriso: ah sì, ma quello per noi non conta. E per noi è vero, non era più un dato rilevante, cioè era una sua caratteristica, non era un suo problema. E anzi, addirittura il ritardo con cui lei raggiungeva alcuni traguardi, in qualche modo, come quello di camminare o di dire le prime parole, e ci ha dato l'opportunità di vivere con lei più intensamente gli anni che ha trascorso con noi e di godere anche di ogni piccolo progresso, di apprezzare ogni sua scoperta, ogni conquista, di condividere il tutto. Abbiamo altre due figlie e a volte diciamo con le altre due eravamo un po' più distratti, quando giocavano da sole sul tappetone giocavano, noi facevamo dell'altro, o correggiamo compiti o si stirava, si faceva il mestiere in casa, insomma. Invece con lei eravamo sempre molto attenti appunto a cogliere ogni piccolo progresso, ogni movimento, ogni cambiamento, e sapendo appunto che era importante offrire molti stimoli, abbiamo trascorso moltissimo tempo con lei. E appunto quando giocava sul tappetone ci mettevamo lì a fianco e la osservavamo, come quella volta che ha preso tra le braccia Winnie the Pooh e si è messo a cullarlo e a cantargli la Nina Nanna. Ecco, per noi è stata una sorpresa grandissima vederla giocare come fanno gli altri bambini. E la strada dopo ovviamente non è sempre stata così facile e così semplice, anche se sempre felice, perché i suoi 2 anni e mezzo di vita sono stati felici, nonostante siano stati costellati da molte visite e molti controlli, alcuni dei quali avremmo preferito evitarglieli sicuramente. E la leucemia appunto che ha manifestato poi appena nata, dopo 3 giorni dalla nascita, e che si è risolta dopo alcuni mesi, era una leucemia che sarebbe potuta ritornare entro i 3 anni, per cui facciamo dei controlli ogni mese, a volte ogni 2. Per essere sicuri appunto che i valori del sangue fossero ancora nella norma. E ogni mese andavamo e andavamo sempre un po' con l'ansia, aspettavamo poi il responso che ci davano il pomeriggio, appunto se i valori andavano bene oppure no. E il 28 aprile del 2017, all'ennesimo controllo, gli esami non sono andati bene. E da lì abbiamo ripetuto gli esami quasi ogni settimana, addirittura anche con prelievo di midollo osseo. E poi a giugno tutto è tornato nella normalità, sembrava tutto risolto, i valori erano ancora nella norma e lei si era stabilita, e qui siamo partiti per il mare, per una vacanza con le altre figlie, con i nonni. È stata l'ultima vacanza assieme a lei, e poi a fine agosto Sara continuava ad avere una febbre che tornava, non alta, però ogni tanto aveva questa febbre di ciattolo, non si capiva il perché. E quindi abbiamo cominciato a temere che fossero i primi segnali della leucemia. E così ad agosto abbiamo fatto un controllo e la dottoressa ci ha detto appunto che i valori non andavano bene, che la leucemia si era presentata e che occorreva ricoverarla per iniziare la chemioterapia. È rimasta a ospedale solo un mese, il mese più difficile della sua vita e anche della nostra vita. Ecco, noi siamo sempre stati ottimisti, siamo delle persone ottimiste di natura e eravamo convinti che Sara sarebbe guarita. Tra l'altro, i bambini con la sindrome di Down spesso si ammalano di tumori, ma molto spesso guariscono perché recepiscono bene la chemioterapia. Ecco, anche per Sara è stata così. In realtà poi lei ha avuto degli effetti collaterali proprio della chemioterapia che l'hanno debilitata a tal punto da dover essere portata in terapia intensiva, dove è rimasta 2 settimane.
Ecco, come diceva Gianni, questo è stato il periodo più duro, quello che ancora ricordiamo con tanta sofferenza. Logicamente, insomma, vedere una persona soffrire, vedere tuo figlio, insomma, immaginatevi, ci ha fatto star male. Nelle nostre preghiere chiedevamo la forza. Non abbiamo chiesto la guarigione, abbiamo chiesto la forza di affrontare tutto, perché sapevamo che guarire per lei non era necessariamente il bene. Che non era, che lei era già nelle mani di qualcuno che sapeva che cosa era meglio per lei. Certo, noi come genitori avremmo voluto che guarisse, eravamo appunto ottimisti, anche i nostri nipoti, le sorelle, i cognati, insomma, tutti ci stavano, tutti eravamo veramente sicuri. Però sapevamo che in fondo tutto sarebbe andato come doveva andare e che la vita di Sara ci sembrava proprio che avesse senso, proprio perché era così. La notte in cui Sara è morta è stata la mattina del 21 settembre, un mese esattamente dopo che era stata ricoverata. Noi eravamo accompagnati da tante persone che erano sia presenti in ospedale, tra l'altro abbiamo trovato dei medici, un'accoglienza, soprattutto in queste ultime ore, una disponibilità da parte di tutto il personale dell'ospedale di Borgo Trento. C'erano appunto tante persone lì con noi, ma c'erano soprattutto tante persone riunite in preghiera. E noi ricordiamo quelle ore come delle ore belle, in cui abbiamo potuto sperimentare un'intimità con Cristo che mai nella nostra vita avevamo sperimentato e che non abbiamo anche più sperimentato successivamente. Ci sentivamo sollevati e nonostante fossimo stanchi, immensamente stanchi, una stanchezza che, insomma, che non si prova in altri momenti, abbiamo vissuto tutto con dolcezza. La sofferenza ci aveva svuotato veramente di tutto. Eravamo stati rivestiti di grazia. E ci sentiamo, in quei momenti ci siamo sentiti vicino alla croce di Cristo, ma ci siamo sentiti proprio sollevati, portati in palmo e ricolmi di Spirito Santo. È stata una notte di grande grazia. Abbiamo potuto gettare uno sguardo verso l'eternità. E questo dono che abbiamo ricevuto è un dono che ci ha veramente toccato, cambiato. E in quella notte Gesù ci ha accompagnato e ci sentiamo accompagnati ancora oggi e siamo consapevoli anche di aver bisogno del sostegno perché da soli non ce la faremmo. E il dolore che abbiamo vissuto è molto grande e a volte si ripresenta spesso, a volte dura pochi attimi, a volte dura giorni interi, però non siamo nella disperazione perché la morte non ha vinto, non ha detto l'ultima parola sulla vita di Sara. Perché Sara ora è tra le braccia del Padre e di questo noi siamo certi, la nostra certezza, l'unica certezza. Avremmo preferito certo che vincesse la malattia e che ora fosse qui con noi, però siamo certi che la sua vita non è stata né inutile né incompleta. Dio aveva un progetto su di lei. E siamo convinti che sia compiuto davvero questo progetto. Quando è morta, ci avevano chiesto cosa volevamo scrivere dietro la fotografia che avremmo distribuito durante il funerale. E a noi è venuta in mente solo una frase: Sara, un dono per noi e per tutti. E perché lei è stata un dono davvero per noi e per tutti quelli che lei incontrava. Ha portato amore e serenità a noi, alle nostre famiglie, ma anche alle persone che ha incontrato nella sua breve vita, perché era sempre sorridente. Quando incontrava qualcuno, io mi ricordo a volte, andando al centro commerciale, sulla scala mobile, incrociavamo gli altri che scendevano. E lei sempre partiva, sorrideva e salutava. E se le altre persone gli cambiavano il saluto, lei mandava anche un bacio con la mano. E questo amore che lei ha dato, secondo me, è un grande amore che è tornato. E che ritorna a noi ancora oggi, perché a volte incontriamo delle persone che ci fermano, ci salutano, ci parlano di lei, di quando la vedevano, la incontravano assieme a noi, eppure ai nonni. E alcuni ci dicono che ancora oggi hanno la fotografia,
sul frigorifero o sul comodino, che a volte la guardano spesso, a volte addirittura rivolgono una preghiera. E anche se ha vissuto poco tempo, 2 anni e mezzo, in realtà tutti la conoscevano, direi che quasi conoscevano più lei che noi. E per qualcuno, infatti, siamo convinti che noi non siamo Gianni ed Elena, ma siamo i genitori di Sara. Ecco, noi abbiamo finito, vorremmo solo ringraziarvi per questa opportunità che ci avete dato nel dover fare questa testimonianza. Eravamo un po' in crisi, ve lo diciamo, sono tanti giorni che ci prepariamo e che preghiamo per questa testimonianza, però per noi è stata l'occasione per fare memoria di un evento straordinario che è successo nella nostra vita. Abbiamo ricordare la vita e la morte di Sara, abbiamo potuto ricordare alcuni momenti. Ci avete fatto piangere non so quanto, perché finché io e lui ci parlavamo scoppiavamo in lacrime nel ricordare alcune cose, poi altrettanto scoppiavamo a ridere guardandoci perché, e dicevamo, ma questa non la raccontiamo, ecco, perché insomma non volevamo fare qui scene. Però per noi è stato importante questo periodo. Abbiamo potuto ricordare di aver buttato uno sguardo nel mistero del vivere e del morire. E noi sappiamo che il nostro cuore, in quegli attimi, in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, il nostro cuore ha capito qualche cosa. E noi non ve lo possiamo spiegare, perché noi non abbiamo le parole per spiegarvi quello sguardo che abbiamo buttato sul mistero. Abbiamo avuto la grazia di accompagnare nostra figlia da questa vita al paradiso. E nella certezza che lei ora sta bene e che la sua vita doveva essere proprio questa. E che nella sua vita non c'è stato nulla di sbagliato, nulla che doveva essere fatto in maniera diversa. E ricordarci di tutto questo rinnova in noi la consapevolezza di essere stati dei prescelti. Abbiamo fatto l'esperienza della resurrezione. Ci sentiamo fortunati, benedetti, come Maria. Questo è di scandalo, benedetta tra tutte le donne, lei, sotto la croce di suo figlio. Ci sentiamo anche noi un po' sotto la croce di nostra figlia, però ci sentiamo benedetti. E tutto questo sembra assurdo, l'abbiamo detto oggi tante volte, perché è fuori dalla mentalità comune, perché sembra impossibile affrontare la morte di un figlio e sopravvivere, e invece si sopravvive, e bene. La ricetta è quella di affidarsi, e ad ogni pena, ad ogni croce, grande o piccola che sia, il Signore a noi dona la grazia per superare quel momento, quell'attimo, ancora adesso. E quindi ogni giorno prendiamo la nostra croce, a volte è pesante, a volte è leggera, e lo seguiamo fiduciosi. La vita però ci stava un po' facendo dimenticare un po' queste cose, perché sapete, siamo presi dal lavoro, dalle figlie, e quindi a volte si ritorna a lamentarsi, a perdere questo sguardo di speranza. E questa occasione, vero Gianni, è stata proprio l'occasione di fare memoria. Ecco, e quindi di rimettere tutto quanto nella giusta prospettiva e di mettere tutto soprattutto nelle mani di Dio. E questo ci alleggerisce, ci dice lascia andare, lascia fare, Dio è potente, molto più potente di noi. Quindi vi ringraziamo veramente, chi ci ha invitato, e tutti voi della vostra pazienza e del vostro ascolto. Grazie veramente. Grazie.